C'è Davide, ciao Davide, buongiorno, Davide Giacalone ovviamente. Buongiorno e bentrovati. Eccoci qui Davide, allora si comincia a leggere come sempre a quest'ora in Nonstop News su RTL 102.5 ciò che scrivono i giornali, le prime, non soltanto le prime. Allora vediamo un po', Corriere della Sera, ne parleremo, è inevitabile, e tanto con il vicepresidente Di Maio quando ci raggiungerà alle 8.40 questa mattina, asse tra Salvini e Di Maio, il leader della Lega, non mi interessa un governo di Conte, Tria e Moavero. La Stampa invece sulle difficoltà di Conte a trovare uno spazio, Europa, Conte vuole carta bianca, ma questa è la politica politicata. Davide, quante volte, non so più quante in realtà, abbiamo perso il conto, ci sforziamo di ripetere qui in questo spazio, ma in generale su RTL 102.5, poi c'è la realtà, perché va bene tutto, possiamo parlare di quello che ci pare, ma prima del Sole 24 Ore di questa mattina, produzione industriale va giù, e va giù tanto, meno 1,5 in un anno. L'automobile, che è uno degli asset strategici del nostro paese, una delle colonne, perde il 17,1% in un anno. Produciamo molte meno automobili. Tutte queste cose stanno lì sullo sfondo impolverato. Non va bene, Davide? Sì, le questioni, diciamo, governo, vertice, eccetera, ovviamente sono importanti e ci arriviamo. Però, non... allora, il tema, se, ovviamente, dice, è colpa del governo, perché come si fa a dire, non è colpa del governo, non è questione che tutto sempre colpa e merito di chi sta governando in questo minuto secondo. È tempo, è da tempo che l'Italia cresce molto meno della media europea. E quando arretra, quando si prendono delle botte scivolate all'ingiù, scende più di quanto non scendono gli altri, e questo avviene anche adesso. Quindi, essendo una questione che si spalma nel tempo, non è che il rimedio o la colpa possano essere la trovata o la battuta del giorno. In queste condizioni il governo dice noi abbiamo bisogno di uno shock, di far diminuire la pressione fiscale. Verissimo, giustissimo, era giusto prima, è giusto oggi, ho come l'impressione che sarà giusto pure domani. Il punto qual è? Che non lo puoi fare facendo crescere il debito, perché quella lì non è una questione del vincolo, l'Europa ce lo chiede, queste sono corbellerie. Non lo puoi fare perché è un inganno, perché quando hai un debito molto alto, se tu fai diminuire la pressione fiscale a debito, non hai fatto altro che spostare la pressione fiscale a domani. Quindi non ho cambiato nulla. Devi riuscire a cambiare le condizioni interne, a diminuire la spesa pubblica, a rendere più competitiva l'industria, a smetterla di dare i soldi a chi non lavora. Bisogna aiutare chi lavora e produce, non chi vuole smettere di lavorare. Questa è una cosa che è durata nel tempo. C'è una svolta, c'è una consapevolezza di questo, sarebbe un grande bene. Se lo vedessi, ve lo direi. RTL 102.5. In diretta 24 ore su 24. In radiovisione. Davide, oggi a pagina 13 del quotidiano La Verità, diretto da Belpietro, c'è un pezzo a firma del vice direttore Francesco Borgonovo della serie La Vita in Vendita. Il titolo è L'utero in affitto si è delocalizzato in Africa. Nell'occhiello si legge: fino a qualche tempo fa le destinazioni low cost per chi sceglieva la maternità surrogata erano in India e Thailandia. Adesso però le leggi sono cambiate e per spendere poco non restano che stati come il Kenya, la nuova frontiera dello sfruttamento. Poi si legge: agli occidentali sono offerti pacchetti che costano dai 30.000 ai 45.000 dollari USA. Ad operare nel continente nero sono spesso filiali di cliniche indiane. Ne esce fuori un ritratto, francamente, che preoccupa. Poi ognuno ovviamente nella vita personale fa quello che vuole, ma ricorrere alla maternità surrogata in questo modo, francamente, almeno a me sciocca, non so a te. Allora, questo pezzo e questa riflessione si riferisce all'accesso a queste tecniche a basso costo, appunto, low cost, detto in inglese. Ma il problema, secondo me, non è quello del basso o alto costo, dell'ammissibilità etica dell'operazione. C'è chi lo fa in Canada, voglio dire, costa di più, o negli Stati Uniti, ma non è ammissibile questo. Allora, ci sono tecniche, la scienza è andata molto avanti, ci sono tecniche che aiutano ad avere dei figli, coppie che prima non avrebbero potuto averli, e quindi va bene. Anche su una coppia eterosessuale, per non girarci attorno, secondo me c'è un limite oltre il quale non ci si può spingere. Quando i gameti sono di provenienza totalmente estranea alle due coppie, alla coppia, francamente io lo trovo
lo trovo non ragionevole. Ci sono altre strade se vuoi soddisfare il tuo desiderio di accudire un bambino, che è sempre una bella cosa, però anche lì, per senza ipocrisia e senza girarci attorno, quando queste tecniche aggirano l'impossibilità di natura di avere figli, entriamo in un terreno completamente diverso, in un terreno etico. Tu dici, e capisco il senso positivo delle cose che hai detto, poi ciascuno nella propria vita fa quello che vuole, in questo caso non proprio, nel senso che la vita che va tutelata è quella del bambino, non quello di presunti desiderosi genitori che lo vogliono avere a qualsiasi costo, perché questo non è un istinto naturale, questo è un istinto egoista. Sappiamo anche, perché l'esperienza ce l'ha insegnato, perché purtroppo queste cose si fanno, che poi ci sono anche separazioni di casi di questo tipo dove forse quattro calci nel sedere a questi deficienti non farebbe male. Senti Davide, io vorrei aggiungere una cosa su questo e vorrei sentire anche l'opinione di Giusile Grenzi e Fulvio Giuliani, nel senso, sì, ognuno nella vita fa ovviamente quello che vuole, ci sono dei limiti come tu hai ampiamente ricordato, mi piacerebbe un mondo dove non si dovesse ricorrere alla maternità surrogata, ma dove magari ci fosse, almeno in Italia per esempio, una legge sulle adozioni che aprisse ai singoli e non ai single, ma soprattutto anche alle coppie, perfino dello stesso sesso, voglio dire, perché la dimensione genitoriale può essere vissuta in tanti modi. Innanzitutto può essere vissuta non avendo dei figli, ma amando i bambini magari dei propri fratelli o sorelle, come nel mio caso, quindi i nipoti, ma al tempo stesso, qualora uno volesse e desiderasse un figlio, il fatto che ci fosse una legge che aprisse all'adozione sarebbe più civile rispetto a, appunto, questo corso di chi ricorre alla maternità surrogata. Io lo trovo un'offesa del corpo delle donne, poi non so voi. Sono d'accordo con te, ho un grandissimo rispetto dei giudici tutelari, cioè quelli che devono assegnare i bambini in adozione, perché è un lavoro che ha del miracoloso, cioè per stabilire chi, quindi, però non credo debbano esistere limiti, appunto, eventualmente di coppie omosessuali o anche di singoli, perché comunque è sempre meglio dell'istituto, eccetera, anche se l'assegnazione è cosa complicata. Però attento, io non credo che la maternità surrogata sia un'alternativa di ricasco dell'assenza di adozione, credo che sia un'altra cosa e risponda a un bisogno totalmente egoistico di avere il figlio tutto mio anche se io non lo posso avere. Questa è una cosa profondamente diversa. Giusy? Mi ha tolto le parole di bocca, assolutamente. Io penso che siano due rami molto divisi tra loro. Un conto è l'adozione e un conto lo voglio mio, quindi non quello di altri. Quindi io sono con Davide. E poi c'è il tema, dai, la maternità surrogata è entrato nel nostro panorama attraverso i miliardari, attraverso i ricchi, attraverso chi poteva affrontare anche l'opinione pubblica. Esattamente. Ha funzionato così. Torniamo da Davide. RTL 102.5. In diretta 24 ore su 24. In radiovisione. Buongiorno a tutti da Giusile Grenzi, Pierluigi Diaco e Fulvio Giuliani. Per chiudere il discorso sui bambini, io voglio vedere questo paese che poi affronta serenamente un dibattito sull'adozione di coppie omosessuali. Vi ricordate la baraonda sulla stepchild adoption? Assolutamente. Lo voglio vedere questo paese capace di mettersi al tavolino in modo serio. Dalla Gazzetta dello Sport, viva le Italie a tutta pagina. Perché? Perché gioca questa sera l'Italia di Roberto Mancini su RTL 102.5 dalle 20.45 con Paolo Pacchioni dallo Juventus Stadium di Torino, le emozioni della partita contro la Bosnia da non perdere. Ma nel pomeriggio Italia Under 20 contro l'Ucraina, ci giochiamo la semifinale dei mondiali, un momento azzurro splendido. A proposito di Italia, c'è una grande azienda che porta il nome del nostro paese che vaga nei cieli. Da mo', non se ne esce, stiamo parlando di Alitalia, sono i temi che ricorrono per mesi e mesi, ma perché non si risolvono. Quindi andiamo per esempio a pagina 34 di Repubblica, Alitalia le offerte non arrivano, governo costretto a rinviare, sabato scadrebbe il termine per le proposte, ma oggi si dovrebbe proprio decidere la proroga almeno di un altro mese. Davide. Così il governo aveva detto, guardate che noi la nazionalizziamo, cioè che sembrava essere una sorta di, cioè, se non ve la prendete voi me la prendo io e quindi cercate di non perdere questo straordinario affare. In realtà funzionava che gli hanno detto, ma nazionalizzi, prendetela tu, perché a quelle condizioni non se la prende nessuno, e quindi un altro mese, altra cassa per l'Italia, a spese dei contribuenti,
che essi vogliono oppure no. Io sono molto affezionato all'Italia, un marchio italiano dovrebbe essere importante. Ho l'impressione che al turismo italiano dia un contributo tendente al basso, diciamo, mettiamola così, molte altre cose servirebbero al turismo italiano, ne abbiamo parlato domenica. Questa storia dell'Italia è una di quelle cose che non fa bene al turismo italiano, ma soprattutto nuoce alla credibilità economica e industriale dell'Italia. Tanta simpatia, Davide, a domani. A domani, buona radio a tutti.